E ne parleremo, ma non solo di questo film, preparatevi, guardando il mondo dietro una lente, insieme a Paolo Carnera, il direttore di fotografia del film. Benvenuto Paolo. Benvenuto Paolo. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. Soprattutto grazie a te, io sono un po' emozionato, devo dire, perché insomma dai miei vecchi trascorsi di Technicolor ho sempre ammirato il lavoro della direzione della fotografia, quindi mi piace adesso ricominciare a parlare di un film dal punto di vista della fotografia, che è un caposaldo molto forte della struttura narrativa di un film. Volevamo fare una puntata sulla Tigre Bianca, ma poi visto la fresca nomination ai David come miglior fotografia per il film Favolacci, di cui insomma facciamo i tanti complimenti, direi di stravolgere un po' la nostra chiacchierata. Che dici Vani, andiamo un po' a spanne, facciamo un po'... Certo, sì, io abbiamo veramente tantissime domande, tantissime curiosità, perché sulla tua figura, sulla tua professione, quindi andiamo. Sì, anche perché poi mi sono venute in mente un po' di domande, insomma, per presentare un po' una maggiore visione sul tuo lavoro, prendendo spunto più opere filmiche. Comunque direi, insomma, per mantenere un po' la scaletta, di partire dal film di Ramin Bahrani, spero di averlo detto bene. Ramin Bahrani. Partiamo proprio con la domanda basic. Allora, Ramin Bahrani è un regista statunitense di origine iraniana. La Tigre Bianca è un film tratto dal romanzo dello scrittore indiano Aravind Adig, e lei è italiano, quindi tante culture insieme per questo progetto. Mi piacerebbe sapere come e quando sei stato coinvolto in tutto questo processo? Io sono stato contattato 2 anni e mezzo fa da Ramin Bahrani. Sono stato contattato mentre stavo girando 000